San Massimiliano Kolbe è stato un gigante di santità, un gigante di devozione mariana, uno dei più grandi apostoli di Maria di tutti i tempi. È nato nel 1894 in Polonia, a Dunskavola. Entrò nell'ordine dei francescani e mentre l'Europa si avviava a un secondo conflitto mondiale, svolse un intenso apostolato missionario in Europa e in Asia, fondando la famosa Milizia di Maria Immacolata. Ammalatosi di tubercolosi, San Massimiliano diede vita al Cavaliere dell'Immacolata, un periodico che raggiunse in una decina d'anni una tiratura di milioni di copie. Nel 1941 venne deportato ad Auschwitz e qui era destinato ai lavori più umilianti, come il trasporto dei cadaveri al crematorio. Nel campo di sterminio, Kolbe offrì la sua vita di sacerdote in cambio di quella di un padre di famiglia, suo compagno di prigionia. Morì pronunciando Ave Maria. Erano le sue ultime parole. Era il 14 agosto 1941. Papa Giovanni Paolo II lo ha chiamato patrono del nostro difficile secolo. La sua figura si pone al crocevia dei problemi emergenti del nostro tempo e soprattutto le sue intuizioni mariane, spirituali, apostoliche devono ancora essere pienamente comprese e pienamente attuate. San Massimiliano Kolbe è stato anche un proficuo scrittore attraverso i periodici, il Cavaliere dell'Immacolata, i suoi scritti. Sono state anche trascritte conferenze che periodicamente teneva ai frati, c'è veramente tanto per approfondire la sua figura. I suoi scritti sono meravigliosi anche dal punto di vista spirituale, dal punto di vista dei consigli pratici, sempre incardinati nel mistero, nella presenza, nell'azione di Maria Immacolata, che non perde mai di vista. In questo video vorrei condividere con voi un passaggio che ho trovato molto edificante e molto probabilmente di profondo conforto e aiuto in questi nostri tempi di grande smarrimento, sofferenza, difficoltà. Scriveva San Massimiliano Kolbe: talvolta la vita è tanto dura, sembra che non esista più alcuna via d'uscita. Non si fora un muro con la testa. Questa sarebbe la traduzione letterale di un proverbio polacco il cui significato è non si possono fare cose impossibili. Ed è triste, terribile talvolta e disperato. Ma perché? Ma è proprio così terribile vivere in questo mondo? Forse che Dio non sa tutto, forse che Egli non è onnipotente, forse che non sono nelle sue mani tutte le leggi della natura e perfino tutti i cuori degli uomini. Può forse capitare qualcosa nell'universo senza che egli lo permetta? E se è lui che lo permette, può forse permettere qualcosa che non sia in vista del nostro bene, di un maggior bene, del più grande bene possibile? Anche nel caso che per un breve istante noi ricevessimo un'intelligenza infinita e riuscissimo a comprendere tutte le cause e gli effetti, non sceglieremmo per noi stessi nulla di diverso da quello che Dio permette, poiché, essendo infinitamente sapiente, egli conosce perfettamente quel che è meglio per la nostra anima. Inoltre, essendo infinitamente buono, vuole e permette solo ciò che ci serve per la maggior felicità nostra in paradiso. Perché non vediamo il rapporto che esiste tra la nostra felicità e quelle circostanze che ci affliggono, anzi, a causa della limitazione della nostra testa. Essa entra solo in un berretto o in un cappello. Non siamo capaci di conoscere tutto. Mediante tale confidenza, pur senza comprendere direttamente le cose, noi diamo addirittura a Dio una grande gloria, poiché riconosciamo la sua sapienza, la sua bontà, la sua potenza. Confidiamo in Dio dunque, ma confidiamo senza limiti. Noi abbiamo fiducia che, se ci preoccuperemo solo di compiere la sua volontà, non ci potrà capitare alcun vero male, anche se dovessimo vivere in tempi 1.000 volte più difficili di quelli attuali. Allora, non ci si deve preoccupare di prevenire, di allontanare le difficoltà? Anzi, si può e si deve farlo.
Per quanto dipende da noi, bisogna fare tutto ciò che è possibile per eliminare le difficoltà sul cammino della nostra vita, ma senza inquietudine, senza angoscia e più ancora senza disperata incertezza. Questi stati d'animo, infatti, non solo non aiutano a sciogliere le difficoltà, ma ci rendono incapaci di una saggia, prudente e rapida operosità. In ogni cosa, poi, non dimentichiamo di ripetere con Gesù nell'orto degli ulivi: sia fatta non la mia, ma la tua volontà. E se, come avvenne nell'orto degli ulivi, Dio riterrà opportuno non mandare ad effetto la nostra richiesta e inviarci un calice da bere fino all'ultima goccia, non dimentichiamo che Gesù non solo ha sofferto, ma poi è altresì risorto gloriosamente. Ricordiamoci inoltre che noi siamo protesi verso la risurrezione anche attraverso la sofferenza. Anzi, noi ci affezioniamo troppo a questa misera terra. Che avverrebbe se di tanto in tanto non ci dovesse pungere qualche spina? Se così fosse, ci verrebbe, forse, la voglia di costruire un nostro paradiso su questa terra di polvere e di fango. Nell'itinerario spirituale di ogni uomo, di ogni cristiano, di ogni consacrato, è sempre in agguato la stanchezza, lo scoraggiamento, la paura di non farcela. Bisogna lottare e vincere. La qualcosa inculcava padre Massimiliano ai suoi fratelli, illustrando in modo preciso quel che dovevano fare per riuscirci. Un esempio è la lettera che scrisse da Zakopane, ovvera al solito degente per la sua malattia polmonare, ai fratelli neovestiti del convento di Grodno e che, eccetto alcune peculiarità della vita dei consacrati, si possono adattare queste parole a tutti noi. Scrive: mi ha molto rallegrato il fatto che ognuno di voi nel giorno della vestizione abbia provato una gioia sincera e vera. Si tratta davvero della gioia più profonda e che dona più serenità di tutte le gioie di questo mondo. Tuttavia essa non è l'essenza della perfezione. Dovete essere preparati a momenti di oscurità, di angoscia, di incertezza, di paura, di tentazioni, talvolta molto e molto insistenti, di sofferenze sia del corpo che dell'anima, che sono 100 volte più dure. Tuttavia non dobbiamo aver paura di nulla, perché possiamo e dobbiamo vincere, ma come? Ecco, non confidando minimamente in noi stessi, offrendo tutti noi stessi, tutte le tentazioni, le difficoltà nostre all'Immacolata. Sicuramente saremo sempre vittoriosi in questo modo. È evidente che anche da parte nostra dobbiamo fare ciò che è possibile per non cadere. L'Immacolata non può abbandonare i suoi figli, Satana non dorme. E con il permesso di Dio vi suggerirà spesso dei saggi consigli, vi indicherà altri pseudodoveri, altre felicità, ma chi ama l'Immacolata sinceramente e con tutto il cuore facilmente riconoscerà il nemico e lo scaccerà. Immaginate quanto saremo felici sul letto di morte allorché potremo affermare con tutta sincerità: o Immacolata, per tua misericordia ho consacrato a te tutta la mia vita, per te ho lavorato, per te ho sofferto e ora muoio per te, io sono tuo. Quale pace, quale gioia serena si riempirà il cuore nella speranza di vederla presto. Ciascuno di voi cerchi ogni giorno più di recare il massimo piacere al Sacratissimo Cuore di Gesù e all'Immacolata, perché ogni istante della vita fugge senza possibilità di ritorno e il tempo della prova su questa terra è brevissimo. Ricordiamoci sovente che l'indurimento del cuore è la conseguenza dell'abuso delle grazie divine. Per questo Sant'Agostino afferma: ho paura di Dio che
che passa oltre, ossia della grazia divina che passa, che io a volte non la trascuri e non debba renderne conto.